Buonasera, buonasera, ben ritrovati con lo Sport in Rete. Oggi venerdì 17 maggio, giornata fortunatissima. Abbiamo con noi Antonio Lanari di Sport Supporter, oggi come ospite a parlare ovviamente di sport, di come supportare lo sport. Quindi Antonio, benvenuta. Grazie, grazie dell'invito. Niente, Partiamo, partiamo. con Sport Supporter, no? Sì. Questa iniziativa per cui che ci racconterai in questa mezz'oretta di chiacchierata, come si fa a supportare lo sport stando però fuori dagli spalti, fuori dal campo? Dunque, abbiamo avuto questa idea 5 anni fa, iniziando a conoscere lo strumento del crowdfunding, la famosa raccolta dal basso, la raccolta fondi che avviene attivando la propria rete. Abbiamo cercato di capire se questa cosa poteva essere applicata allo sport, visto che esistevano già allora, nel 2015, appunto, quando abbiamo iniziato, diverse realtà anche italiane, soprattutto però, diciamo, avviate bene all'estero. E ci siamo accorti che tra l'altro in Italia non ce n'erano dedicate solamente specificamente allo sport, per cui abbiamo pensato di costruire questa piattaforma in maniera di adeguarla in modo verticale a tutti gli appassionati di sport, a tutte le realtà che in qualche modo avevano a che fare con lo sport, senza escludere nessuno, né sportivi tout court, istituzioni, fondazioni, associazioni, soprattutto singoli sportivi e perché no, anche inventori di nuovi attrezzi per rendere anche accessibile lo sport a chi non poteva farlo, insomma. Allora abbiamo deciso di accettare questa sfida e per cui di lanciare online questa piattaforma di crowdfunding sportivo, cioè verticale, cosa che in Italia è presente, ce ne sono poche, magari più dedicate alla cultura, all'arte, al Certo. design addirittura, ma nessuna allo sport, ce ne sono tantissime generaliste e che ovviamente ospitano anche progetti Realtà sportivi, sportiva. ma non diciamo strutturata per accogliere progetti sportivi. Questo perché? Perché lo sport, come vedremo, ha delle caratteristiche, cioè nel senso i promotori dei progetti legati allo sport hanno delle caratteristiche, non sempre positive, Certo, ahimè. quindi bellissima idea, poi soprattutto per lo sport in rete, quindi mettere in rete i contatti, le realtà, una piattaforma crowdfunding completamente dedicata allo sport. Andiamo a vederla anche, dicevo prima, vediamolo subito, mandiamo un piccolo video di presentazione che avete preparato per capire bene che cos'è Sport Supporter. Appassionato di judo, di motociclismo, di tuffi, di ginnastica, di calcio? Insomma, sei un appassionato di sport e vorresti farlo vicino a casa tua, ma le strutture hanno qualche difficoltà. La soluzione c'è. È sportsupporter.it, il primo crowdfunding per lo sport. È facile. Vai su sportsupporter.it, trovi il progetto che ti interessa, contribuisci alla sua realizzazione e poi lo condividi con chi ha la tua stessa passione. Con sportsupporter.it aiuti lo sport a diventare una cosa seria, per te e per i tuoi amici. Sportsupporter.it contribuisce al tuo sport con il gioco di squadra. Bellissimo, bellissimo video particolare anche. Sì, un Che storia po'. c'è? Allora, c'è una storia che vuole spiegare il perché lo sport è a sé, cioè nel campo del crowdfunding. Certo. Perché spesso e volentieri, vabbè, partiamo dalla realtà di tutti i giorni. Spesso lo sport, parliamo delle realtà minori, è fatto in situazioni poco, diciamo, regolari, nel Sì. senso,
Ci sono tante realtà di associazioni piccolissime che si trovano a giocare magari calcio in un campo non attrezzato, magari con porte tutte rotte, le reti che mancano, anziché il campo una serie di buche, pozzanghere, c'è Certo. fango, insomma. Comunque, è tutte altre cose, insomma, perché non c'è solo lo sport del calcio, ovviamente. Ci sono tante realtà che non possono proprio garantire alla loro rete di contatti lo sport, perché sappiamo tutti che le convenzioni, i soldi mancano, insomma, fondamentalmente parliamo di soldi. E per cui se mancano i soldi, mancano le strutture adeguate e con questo anche, diciamo, tutta una serie di insicurezze che derivano dallo svolgere delle attività sportive in posti non adeguati, non Certo. adeguatamente messi in sicurezza. Questa è una cosa. Poi ci sono altre. Infatti il video fa vedere degli sportivi che fanno sport dove non dovrebbero. Certo. Cioè, ovviamente noi abbiamo usato dei mezzi molto Bellissimo. casalinghi. Per far vedere che, cioè, certe volte ci si trova magari in ambienti che non sono consoni, non sono regolari, per Certo. cui tra l'altro anche le capacità non possono neanche essere rilevate, perché se lo sport non viene fatto con delle strutture adeguate, cioè magari che ne so, un Maradona della situazione Non potrebbe anche sarebbe non risaltare, la certo. Khomeini della questione, cioè. Ma comunque, al di là di questo, rimane proprio il fatto cogente che le associazioni non hanno abbastanza fondi. I fondi che sono difficili da ottenere dalle istituzioni, perché le istituzioni già a partire dall'essere istituzione non ha fondi da dedicare, oppure ci sono strumenti che sono fin troppo difficili, sono fin troppo complicati, perché tu lo sai, cioè le associazioni spesso sono gestite a livello volontaristico, per Certo. cui non ci sono professionisti che gestiscono l'associazione, che sono in grado magari di attivare tutte queste burocrazie, cioè affrontare la burocrazia che sta dietro diciamo all'acquisizione di fondi. Per Certo. cui ci siamo detti, proviamo a fare questa cosa, a strutturare una piattaforma, partendo ovviamente dal conosciuto, da quello che c'è, per rendere magari più semplice la raccolta di fondi a queste realtà che hanno bisogno di fondi, no? Ed è per questo che la piattaforma è una piattaforma che rientra nella definizione tecnica donation reward, Ok. però con una piccola modifica che abbiamo appunto messo in pratica del all or some step. Cosa vuol Ok. dire? Che l'obiettivo finale è raggiungibile, Sì. ovviamente. Ma cerchiamo di convincere i progettisti di suddividere per cifre, per step, per piccoli passi, diciamo, il raggiungimento di questo obiettivo. Cosa vuol Certo. dire? Che se io devo fare un lavoro a livello di, non so, riqualificazione di un campo di calcio, Partiamo dalle ovviamente partiamo dalle porte. porte, partiamo dal manto erboso, Certo. partiamo dalle panchine, insomma. Nel senso, frazioniamo tutte queste voci di spesa e per ogni voce di spesa creiamo uno step. Cosa vuol dire? Che se il progetto raggiunge anche solo uno step, Almeno quella almeno quella parte. parte è garantita Certo. di fondi raggiunti, di raccolti. Questo perché la maggior parte delle piattaforme, alcune permettono di raccogliere, cioè di ritirare, diciamo, il raccolto al di là del raggiungimento o meno del progetto, dell'obiettivo. Altre invece O tutto o determinano niente o tutto o sarebbe, se niente, non all or nothing, cioè per raggiungi cui se non raggiungi l'obiettivo, tutto perdi. quello che è stato raccolto ritorna ai donatori. E allora abbiamo detto, cerchiamo di. Ma questo perché? Perché è anche diversa la natura. È Certo. diversa la natura in che senso? Allora, in una piattaforma generalista
vengono pubblicati per più che altro progetti di natura anche di sociale, ovviamente, un po' come noi, insomma, no? Però a volte sono culturali, per cui la produzione di un disco, di un libro, di un film, cose che hanno tangibilità nel progetto stesso. Cosa vuol dire? Io alla fine del progetto ho i mezzi per realizzare il libro, il film, eccetera. Alla fine del progetto, nel nostro caso, insomma, degli sport, cioè al donatore, in effetti, non Non ha, non, non, arriva. non, non torna niente se non che se nel caso invece il reward magari può interessare anche delle attività che fanno loro ed è Certo. quello che certamente ovviamente sempre consigliamo di fare. Però è più difficile perché la donazione a un progetto sportivo è fine a se stessa. Certo. È un sostegno e per cui la rete in questo caso è fondamentale, perché se il progettista non è in grado di coinvolgere appositamente la rete di cui fa parte, è un po' difficile raggiungere gli obiettivi. A questo proposito noi diamo tutta l'assistenza possibile, le conoscenze che abbiamo raccolto sul campo e ovviamente anche dei servizi che prestiamo sulla base della nostra esperienza. Certo, entriamo anche un po' poi nel vivo di quelle che sono state alcune esperienze, anche perché nel video che è passato prima si sono visti c'è un sacco di sport, no? Non c'è una Tantissimo, monotematicità nel vostro lavoro, uno assolutamente. pensa al calcio, lo sport più popolare. Beh, effettivamente, allora, non ho mai fatto Una un calcolo, una statistica su... statistica, no, la devo fare però. Effettivamente moltissimi progetti sono legati al calcio, Ok. però declinato in tante maniere, cioè nel senso non solo la riqualificazione di un campo o di una determinata attività, come magari partecipare a un torneo. A volte però ci sono anche dei progetti di inclusione. Ok. Oppure ci sono dei progetti che non appartengono ed è lì ancora più difficile, non sono legati al nostro territorio. Magari Certo. sono in paesi stranieri dove Ok. invece possono essere introdotte delle discipline sportive dove ovviamente non ci sono né mezzi né Ok. persone Certo. competenti, eccetera. Per esempio, quello che abbiamo fatto con Zambia la tua Con vita, con Wanao, che Wanao, vediamo anche in eccetera. foto, sì. Esatto, quello infatti si occupava di, cioè aveva l'intenzione di raccogliere fondi per dotare questa comunità degli strumenti per avviare varie attività sportive, basket, atletica, eccetera. E anche insegnare, ovviamente formare gli allenatori, per cui Certo. c'è stato un periodo dedicato al basket, un periodo dedicato all'atletica, e per ognuna di queste discipline ovviamente c'era bisogno di qualcosa, di tutto, anzi lì in Assolutamente. Zambia. Poi ci sono tantissime discipline che invece si approcciano il nostro portale. E veramente alcune sconosciute, cioè veramente io ho imparato Raccontaci l'esistenza, qualcosa, qualche curiosità cioè che non degli conosciamo. sport che, cioè mi sono scordata anche veramente, dovevo scrivermelo, degli sport di cui non avevo mai sentito nominare l'esistenza, tipo il calcio a due, Ok. che ha un nome e adesso non me lo ricordo, E richiede determinate Poi il robe. table tennis, Che sarebbe un ping pong. no, no, scusa, il table tennis, no, ho sbagliato, ecco, anche questo non mi ricordo il nome, comunque è una specie di calcio su una tavola, Ok. climbing, adesso non mi vengo, Incredibile. sì, cose E cosa stranissime. ricercano questi sport un Beh, po' di solito sconosciuti? cercano i fondi per i Materiale, materiali, perché certo. comunque sono magari strutture che devono. Ecco, quello per il calcio a due si svolge in una specie di scatola trasparente, Ok.
E per cui e lì hanno bisogno dei soldi per una struttura. Per la scatola trasparente. Per la scatola trasparente, cioè, certo. Perché se no il pubblico non vede, loro non possono giocare, certo. Eccetera. Poi vabbè, ci sono tante anche tante associazioni che vogliono introdurre lo sport tra le loro attività, magari ad atleti disabili, per esempio. Certo. Adesso tuttora c'è un progetto molto interessante dell'Ausa Sportiva Niguarda. Ok. Che è legata ovviamente è all'interno proprio dell'unità spinale dell'ospedale. Okay. Di Niguarda, e loro fanno tantissime attività, tanti sport, e questo però in particolare cerca di acquisire dei fondi sempre per delle attrezzature per consentire due sport, il ping pong, il tennis tavolo. Okay. E per cui dei tavoli da tennis, delle carrozzine anche lì un po' particolari, e poi il tiro con l'arco. Okay. Per cui lì hanno bisogno di archi, eccetera. A volte, cioè, magari a noi fa piacere tanto quanto all'aver raggiunto degli obiettivi o degli step sulla nostra piattaforma, che a volte personaggi o aziende o istituzioni vedono il progetto e decidono di finanziarlo. Certo. Per cui, cioè, scavalcano la piattaforma, ma non in testa, perché comunque, per esempio, è successo con un'associazione anche lì di vari sport, una sportiva che aveva bisogno di un defibrillatore sufficiente. Ok, certo. Anche quello un costa. Discorso costa, e poi però un discorso anche importante. Certo, è assolutamente necessario. E hanno iniziato la raccolta fondi sulla nostra piattaforma, e poi mi pare un Club Lions hanno finanziato per conto loro l'acquisto di questo defibrillatore, per cui, cioè, comunque, non è andato obiettivo bene. Raggiunto. Sì, obiettivo raggiunto, perché noi non vogliamo essere per forza il mezzo, ma anche il tramite, perché certo. Assolutamente. Senti, ovviamente, quindi progetti sociali, c'è anche un coinvolgimento tuo personale. Assolutamente. Tu come ti senti coinvolto? Diventi un po' parte del progetto stesso? Beh, io condivido con chi fa sport attivamente dei valori, ovviamente. Certo. Cioè, che possono essere la forza di volontà nel portare avanti la propria, come dire, la propria attività, ma anche la propria il proprio spirito agonistico, l'attività sportiva in genere. Poi la determinazione, perché anche di fronte a varie difficoltà insistiamo, certo. Come dire, a portare avanti, a rendere disponibile la piattaforma. E poi anche il coraggio di affrontare le sfide. Ogni progetto è una sfida, ed è quello che, certo, cerchiamo di dire ai progettisti. Cioè, non è una cosa semplice affrontare un progetto di crowdfunding, però con alcuni consigli che noi cerchiamo di dare, cerchiamo di far seguire, si può ottenere, sì. E qualche esempio ce l'abbiamo anche su questo fronte. E poi anche l'umiltà di ricominciare ogni volta, perché chi cade si deve rialzare, e l'atleta, certo, è il primo a imparare questa lezione, no? Cioè, il fatto di essere sconfitto, di non arrivare ad un obiettivo la prima, la seconda, la terza volta, non inficia la volontà di volerci arrivare. Devi comunque provare. Per cui ci si alza, ecco, io ho più o meno questi valori che porto. Fantastico. Sempre al di là della piattaforma, cioè, certo, mi animano, diciamo. Sì, quindi voi fate da fuori, comunque fate lo sport anche voi, quindi avete tutti questi valori, e poi immagino il gioco di squadra, bello, no? È bello, cioè è bello anche quando raggiungono gli obiettivi, perché comunque al di là dell'impegno, cioè, vale proprio l'iniziativa in sé, cioè. Per esempio, un progetto che è andato a buon fine, anche questo di Magenta. Okay.
di un'associazione di ex lavoratori di una fabbrica appunto a Magenta che stanno gestendo degli spazi che appartenevano a questa azienda, no? Ok. Il riparco di Il Magenta, riparco, sì. ecco. E loro hanno iniziato rimettendo a posto quello che c'era già, per cui c'era un campo da calcio abbandonato a se stesso. Ok. E non avevano i mezzi, si sono rivolti a noi e a tutta la loro rete e hanno ottenuto questi soldi. Poi, tra l'altro, hanno documentato benissimo anche sul loro sito, Fondamentale. sulla pagina Facebook. Man mano i lavori che facevano, che tra l'altro stanno anche continuando a fare, hanno fatto anche nel frattempo hanno rimesso in attività un campo da tennis, Oh, insomma, bello. tante Ottimo, cose. ottimo. Benissimo, quindi anche esperienze che danno un po' una spinta quando riesce, alzano il morale. Quali sono un po' i vostri ideali, appunto, che vi spingono? Abbiamo visto le caratteristiche di questo lavoro, che è un lavoro sportivo a tutti gli effetti, perché poi ci sudate anche se non siete sul campo, Alla scrivania, ma però sudi perché sei coinvolto sì. talmente tanto. Però ovviamente è una scelta il vostro stile di lavoro che vi differenzia da altre piattaforme di crowdfunding, perché ci sono degli ideali di fondo, non è tanto Esatto. importante. Sì, potevamo fare la classica piattaforma dove si accettava qualsiasi tipo Tipo di di progetto, progetto e e voi sareste ovviamente. rimasti però un po' più anonimi, cioè va bene, siamo una piattaforma ma non siamo Sì. così No, coinvolti. perché comunque io ho scelto di dedicarmi cioè i miei interessi sono tanti, cioè oltre allo sport, la musica, l'arte, Certo. eccetera. Abbiamo scelto lo sport perché, come dicevo all'inizio, non c'erano piattaforme dedicate allo sport. Lo sport è uno dei valori maggiori da conservare, ma per le tante caratteristiche che ha intrinseche, cioè il valore di comunità, il valore di solidarietà, sportività, tante, e nessuna piattaforma in Italia ancora si era dedicata, mentre invece in paesi come America, Francia ha un sacco, ha molto successo queste, hanno molto successo queste piattaforme, in Inghilterra, comunque un po' dappertutto c'erano già, esistevano. E allora mi ha detto, vabbè, lo sport, insomma, Ciao, l'Italia, il paese dello no, è il paese sport dello sport e non c'è la e non ha piattaforma. soldi e nessuno si Certo. preoccupa di questo, cioè sentendo tantissime persone, tantissime testimonianze che si lamentavano proprio del fatto di non avere fondi, di non avere Spazi, spazi adeguati, materiali, certo. lasciamo perdere gli incidenti che ogni tanto occorrono anche alle persone che, insomma, non è una situazione felice, ecco. Per cui abbiamo detto cerchiamo di fare il bene per quanto possiamo anche di queste attività. Certo, è Benissimo. più facile, che ne so, dedicarsi all'arte o alla musica, ripeto, perché ci sono queste caratteristiche che la rendono facile, Sulla cioè piattaforma, più certo, lo diretta. sport. Quali sono infatti i tipi di reward che queste realtà E pongono? allora, noi riceviamo tante richieste di progetto che, vabbè, bene o male accettiamo tutte, a parte alcune che non sono proprio fattibili Certo. perché, cioè, ripeto, per tutte le difficoltà di qui sopra è impossibile cercare grosse di raggiungere, cioè di ricavare grosse cifre da un progetto di crowdfunding Certo. sportivo. Cioè, è veramente fuori luogo, per cui i nostri progetti di solito hanno degli obiettivi di insomma, poche Concreti, migliaia, ecco, certo. di euro. Per cui diciamo loro, guardate, cioè, non lo so, Non è il cercate in un altro caso. modo, ma non con il crowdfunding. Noi consigliamo sempre, tantissimi non hanno forse voglia, non ci credono abbastanza, non hanno la formazione adatta, mettono il progetto E e lo sperano, ecco, abbandonano. certo, questo è un Cosa altro punto. sbagliatissima, perché ci vuole costanza e ci vuole anche struttura. Infatti noi tra i servizi che offriamo c'è
l'accompagnamento, diciamo, a strutturare proprio il progetto, costruendo insieme ai test, insieme agli obiettivi, che vabbè, ovviamente ci vengono da loro, soprattutto anche tutta una serie di reward, di ricompense che potrebbero, diciamo, facilitare l'aggregazione, per cui sostegno, perché si deve partire prima da una rete e poi attivarla. Se non si ha dietro una rete è quasi impossibile ottenere qualche risultato. Assolutamente. E questo è testimoniato da quei progetti che hanno avuto successo. Per cui il reward, noi cerchiamo sempre di dire, non dovete per forza spendere. Certo. Dovete, ed è quello che cerchiamo di, insomma, consigliare più calorosamente possibile, cercate in voi stessi, nella vostra attività, che cosa potrebbe soddisfare, ricompensare il donatore. Finanza, per esempio, se fate dei corsi di sub e avete bisogno di oggetti, di strumenti, di attrezzature per poterlo far fare magari a dei disabili oppure delle persone che non hanno abbastanza soldi. Comunque, qualsiasi cosa doveste fare, se fate voi delle attività all'interno, cercate di darle come ricompensa ai donatori. Assolutamente. Oppure avete del merchandise, mettetelo ovviamente tra i reward. Certo. Cercate di far entrare queste persone che magari non sono ancora nella vostra rete, nel vostro campo di azione, perché certo, magari sono persone che... Ah, un'altra cosa, molto spesso i progetti sono locali, cioè altra differenza tra gli altri progetti, sì, cioè se io devo far fare un disco o sono un certo, musicista, poi il disco lo spedisci, non è un problema. Lo posso vendere a chiunque, invece lo sport spesso e volentieri si lega a un territorio, certo, e per cui la cosa fondamentale è coinvolgere quel territorio, perché altrimenti ci sono anche persone di buon cuore, ovviamente, che dall'altra parte della nazione o anche in un altro paese, è successo, sostengono, però sono casi molto isolati, certo, cioè più che altro bisogna far conto sul territorio. Certo, e parlando di territorio di Milano, citavi Magenta, Niguarda, altri quartieri coinvolti, siccome il nostro focus poi è su Milano. No, Milano diciamo che anzi è una delle città da cui provengono più progetti, la maggior parte dei progetti. Qualche quartiere in particolare? Qualche quartiere in particolare no, anche perché ci sono state degli avvii, ma poi non delle... non so, dei progetti in particolare ancora no. Però tutta la città, centro, periferia, c'è un po' di tutto. Sì, un po' di tutto, perché la maggior parte dei progetti vengono dalle grandi città, okay, o dai piccoli comuni del centro-sud. Ah, ok. Abbiamo visto questa cosa, sì. Fantastico. Però se arrivano da Milano vuol dire che, insomma, anche Milano, per quanto grande sia, una offre un sacco di cose, però... Ma non... Milano, il problema degli spazi poi è abbastanza all'ordine del giorno. Ma infatti ovviamente... noi vorremmo di più, cioè nel senso, certo, anche focalizzare, per esempio, una delle nostre... uno dei nostri desideri è portare avanti dei progetti proprio su Milano, che potrebbero partire da Milano e poi estendersi, perché una cosa a cui teniamo molto è la sicurezza. Assolutamente. Un problema che si pone anche a Milano, con crolli di tetti, delle palestre. C'è San Siro che fa le crepe adesso. Quindi. Ecco, sì, beh, quello vabbè, diciamo che interessa San Siro. Altre realtà un po' più danarose di noi. Sì. Però effettivamente ci sono le scuole che hanno, cioè le palestre. Già le scuole in sé non sono messe bene, ma le palestre non ne parliamo, perché addirittura vengono fuori spesso degli articoli, anche noi facciamo dei testi nel nostro blog, diciamo, parliamo della incompetenza dei bambini a svolgere qualsiasi tipo di semplice esercizio. Cioè io adesso non so, perché non ho figli, però penso, non lo so in quale
quale importanza abbia l'attività sportiva nella scuola, cioè l'educazione fisica è così importante come lo era una volta? Certo. Cioè, andrebbe chiesto a qualche insegnante, infatti, sicuramente. Infatti c'era, è una cosa che ci diceva, proponiamo di fare. Cioè, che non è così, quindi che non c'è abbastanza attenzione sull'educazione fisica, e questo si rispecchia addirittura della mancata qualificazione dei mondiali da parte della nazionale di calcio italiana. Il problema non è la formazione che Ventura ha schierato in campo, ma un po' più alla radice, esatto, che oggi lo sport in Italia non è, sino dalle scuole elementari, non è abbastanza considerato. No. E non voglio fare generalismi, tu lo sai meglio di me perché ci sei lavorando nello sport, si vede. Sentivo un collega che raccontava questo aneddoto divertentissimo, per cui lui è un insegnante di mini basket a scuola, e una mamma va all'allenamento chiedendo all'allenatore: per favore, all'allenamento potresti non far sudare mio figlio, che sennò poi si ammala. Cioè, questo descrive tutto. Allora, se non puoi far sudare un bambino perché sennò poi si ammala, non sorprendiamoci poi che ci sia dell'abbandono e sportivo. E poi c'è anche il problema dell'obesità infantile, cioè esatto, diciamo che ci sono un sacco di problemi legati, cioè noi vorremmo veramente coinvolgere queste realtà, perché le scuole perché il problema dello sport nell'infanzia è un problema grossissimo. Vuoi questioni fisiche, certo, vuoi questioni anche di come dire, rapporti interrazziali, cioè se c'è una cosa che unisce è lo sport, lo sappiamo benissimo. La cosa che infatti mi piace tantissimo dello sport è questo senso di infatti soffro tantissimo quando si sentono esperienze, esempi di cori razzisti, cioè, certo, vabbè, che nulla hanno a che vedere con lo sport, assolutamente, violenza fuori dagli stadi eccetera, ma questo vabbè esula un po' dal nostro argomento. Però effettivamente lo sport in sé, se coltivato nella maniera giusta, può riattivare quei valori che poi l'hanno sempre caratterizzato. Assolutamente. Cioè, e siamo qui per questo. Siamo qui appunto quotidianamente con diverse realtà sul campo, ma anche fuori dal campo, per sostenere invece che sul campo ci sta. È un po' la nostra partita, diciamo così. Siamo in conclusione, Antonia. Io chiedo brevissimamente di dire i tuoi contatti, come trovarvi, come, certo, sport supporter. Allora, il sito è semplicissimo: www.sportsupporter.it. La mail, l'indirizzo email è sportsupporter@sportsupporter.it. E per cui scrivete, chiedeteci qualsiasi cosa, noi le informazioni le diamo in modo gratuito, vogliamo aiutarvi, insomma. Perfetto. In tutti i modi possibili. Benissimo, grazie Antonia, grazie a Sport Supporter. Grazie a voi, grazie. Sicuramente qualcuno che è di interessato c'è, quindi vi aspettiamo, questi sono i contatti. Una piattaforma di crowdfunding per lo sport differente, interessata veramente al progetto e non poi al semplice ricavo economico. Quindi ringrazio Antonia per questa chiacchierata, per averci fatto conoscere questa realtà. Noi vi auguriamo un buon weekend e ci vediamo settimana prossima. Ciao, grazie! Ciao!